C'erano una volta tre ragazze che frequentavano diverse associazioni di volontariato. Oltre ad essere intelligenti, le ragazze erano anche molto carine. La prima proveniva da un'associazione educativa per ragazzi. La seconda da un'associazione per la protezione degli animali. E la terza, invece, da un'associazione per la difesa dei consumatori. Ma io le ho portate via. E ora lavorano per me. Il mio nome è Aldo. Mai conosciuto Aldo? No, io no. No, neanch'io. Ma lo immagino un uomo alto, prestante, intelligente. E perché non si fa mai vedere allora? Ma perché è sempre impegnato, in giro per il mondo. Può essere. A me questa cosa della conference call non mi convince proprio. Vabbè, dai, sempre in malafede tu. Buongiorno, ragazze. Buongiorno, Aldo. Che stavo dicendo? No, niente, si chiacchierava un po' su questa tecnologia, sulle videoconferenze. Bene, bene, mi fa piacere. Ho una missione per voi. Ho scoperto che esiste un'associazione che si chiama Gruppo Ionico Musico Terapisti. Chi di voi vuole andare? Andrei volentieri io, Aldo. Ho una gran passione per la musica e questa associazione già mi piace. Va bene, Dani, la presidente dell'associazione è una certa Tiziana Belmonte. Voglio un rapporto completo sull'associazione. Mi raccomando. Ok. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Bene ragazzi, io comincio già a prepararmi. Vado alla ricerca di questa associazione. Dov'è? Volete darmi una mano? Ma Dani, con tutto il cuore, ma tra un quarto d'ora aprono i negozi. Non posso, mi spiace. Scusami Dani, io ho un branco di randaggi da salvare. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie ragazzi, grazie. Interessante questo nome, Gruppo Ionico Musicoterapista. Buonasera. Buonasera. Il Gruppo Ionico Musicoterapista. Sì, siamo noi. Posso entrare per avere qualche informazione? Prego, certo. Si accomodi. Che bello. Questa è la nostra stanza di musicoterapia, prego. Ah, io volevo proprio capire, volevo sapere che cosa si intende per, cioè proprio il nome anche. Qui. Gruppo Ionico Musicoterapisti. Musicoterapisti, sì. È una bella definizione, interessante. Anche se ci siamo già sedute, io sono Daniela, piacere. Tiziana, piacere. Sono molto interessata e incuriosita da tutte le realtà sul territorio che si occupano di promozione socioculturale, insomma, che fanno delle attività interessanti, soprattutto quelle che conosco meno o che si conoscono meno. Gruppo Ionico Terapisti mi ha subito incuriosito. Eh sì, come vedi possiamo darci del tu, Daniela? Sì, come no. Come vedi Daniela, qui ci sono una serie di strumenti musicali, qui c'è la tastiera, lì un tamburo, una chitarra, perché la musica è il filo conduttore di tutte le nostre attività. Siamo un'associazione, una onlus, un gruppo di musicoterapisti e psicologi. E questa in cui ci troviamo è la nostra sala di musicoterapia. Vedo anche un piano, che bello, c'è un organo. Tastiera, una tastiera, sì. E tanti strumenti che rappresentano quello che è lo strumentario ORF che si utilizza in musicoterapia. ORF è lo stesso dei Carmina Burana, famosi Carmina Burana, un musicista che ha creato una serie di strumenti musicali utilizzati a scopo didattico e anche a scopo terapeutico. Ah, ecco. Come vedi sono alcuni conosciuti come i tamburelli, se vuoi puoi anche avvicinarti. Sì, infatti mi viene anche il desiderio di toccarne, certo, qualcuno. Sono anche molto accattivanti per i colori, per le forme. Questa si chiama Kabasa.
Cabassa, che non è capassa, Cabassa. No. Carina, divertente, un bel suono. Queste sono tipo maracas. Sono proprio delle maracas. Suoni latinoamericani. E lì vedo anche delle nacchere. Sì, c'è una nacchera, come vedi, anche un po' più comoda rispetto a quelle tradizionali perché ha il manico, quindi anche facile di impugnatura. Poi abbiamo anche quelle spagnole in realtà. Ah, e tu le sai usare, Tiziana? Ma neanche tanto bene, sono un po' più complicate da utilizzare, però sai, è un oggetto della tradizione folcloristica. E visto che si parla di musicoterapia, azzardo una domanda. Quello può essere utile anche per l'attività motoria. Per sviluppare anche la motricità fine, esattamente, proprio colto. Ah. Per sviluppare la motricità fine delle dita. Il movimento è abbastanza complicato. E poi è legato nell'immaginario evocativo come strumento perché rievoca la Spagna e tutto quello che è nel nostro immaginario rispetto a questa terra. Mm-hmm. E quindi, non lo so, dietro uno strumento si può nascondere un gioco che poi diventa anche una terapia per... Sì, parlando di bambini, perché quando lavori con i bambini ovviamente tutto posto in forma ludica, perché comunque li devi interessare con delle attività che siano divertenti, con degli strumenti che sono accattivanti, colorati. Quando lavori con gli adulti le attività si strutturano in modo sicuramente diverso, però sempre dando un po' la più possibilità complesso, sì, di comunque far sentire la persona a proprio agio e libera di esprimersi al di fuori di convenzioni sociali. Quindi è soprattutto una maniera per liberare appunto l'espressività, far conoscere meglio le proprie capacità espressive, cioè motorie, insomma, noi verbali, non verbali. Puntiamo molto al utilizzare la musicoterapia perché sai, l'accezione di terapia dà l'idea di un disagio, di un malessere, di una disabilità. Puntiamo all'idea di musicoterapia per il benessere, quindi di chiunque, della persona tra virgolette normale, normodotata come si usa dire oggi, può diventare, come dici tu, uno strumento di espressione. Ma di solito lavorate in gruppo con dei bambini, dipende, per esempio, in gruppo? Dipende dai casi. I casi più gravi che necessitano di un rapporto individuale non si può lavorare in gruppo. Però se gli obiettivi sono altri, la socializzazione e l'integrazione, allora si creano dei piccoli gruppi di lavoro. È perché adesso vedendo questi strumenti così a terra mi veniva in mente proprio un cerchio di bambini. Sì. Allora prendi lo strumento che ti ispira di più. E quindi, Daniela, la musicoterapia è, possiamo dire, un vestito che si cuce addosso alla persona, nel senso che io posso prendere lo stimolo per iniziare un'attività da una parola, una frase che dice la persona, piuttosto che dalla sua affezione per un brano musicale di cui ho avuto conoscenza durante il colloquio preliminare, o dal fatto che questa persona magari inizia in maniera inconsapevole a battere il piede per terra. Questo diventa un elemento per me musicale che io riprendo, rielaboro, vario, e da qui può nascere un'improvvisazione musicale. L'importante è che tutto nasca in modo molto naturale, perché la persona deve sentirsi a proprio agio. Parliamo di una situazione in cui la musicoterapia serve un po' a ripristinare il benessere psicofisico. Ovviamente nei casi di persone con patologie l'approccio cambia. E quindi attraverso la musica si libera, si scioglie il ghiaccio rispetto alla propria espressività e si apre un canale di comunicazione, ecco, perfetto. Non verbale, perché va al di là delle parole. La comunicazione non verbale è quella più immediata, più diretta. E quindi da lì, individuando qual è magari la difficoltà, la debolezza tra virgolette della persona, si stabilisce un percorso di terapia attraverso quell'elemento musicale. Cioè, e poi stabiliscono gli obiettivi, che possono essere appunto, a seconda dei casi, per un bambino autistico ridurre gli atteggiamenti stereotipati. Sai che questi bambini hanno delle stereotipie motorie, un dondolamento o il muovere la mano per esempio davanti alla faccia. Un bambino non lo so, che ha disturbi di iperattività, appunto questo comportamento ipercinetico non si ferma mai, allora la musica può dargli il tempo delle sue azioni. Ah, ecco. Quindi il movimento e poi la pausa. Questo naturalmente col tempo, per può fargli capire come controllare il proprio corpo, se stesso, trovare proprio un'armonizzazione psicofisica. Poi questo è l'obiettivo generale della musicoterapia. Ma praticamente come funziona? Cioè, se fossi io una persona... Se fossi tu una persona che volesse iniziare un percorso di musicoterapia, prima faremmo un colloquio.
Ecco. Faremo un colloquio, ci conosceremo un po' anche dal punto di vista del tuo passato sonoro, perché comunque siamo tutti legati alla musica, anche chi non conosce la musica, anche chi dice di non saper suonare, di non saper cantare. E quindi sono elementi che poi al musicoterapista servono per poter allestire un po' quello che vedi. La musica è fondamentale nella vita di tutti, quindi la infatti musica c'è nella vita di tutti a prescindere dalla nostra volontà che ci sia. È il motivo per cui subito mi è piaciuta questa definizione della vostra associazione, il gruppo ionico musicoterapisti. Scusami, qualcuno alla porta. Ok, tranquilla, vai. Nadie como tú, baila al boogaloo, nadie como tú, baila al boogaloo, nadie como tú, baila al boogaloo, nadie como tú, baila al boogaloo. Adoro le percussioni e quindi la prima cosa che, per cui mi prudevano le mani era il tamburo. C'è era sempre uno strumento al quale sì. Si affeziona col tempo, sì, o sì. Perché lo si conosce o perché riflette in qualche maniera il nostro modo di essere. In questo momento state lavorando su qualcosa in particolare? Avete progetti anche oltre a lavorare con persone che vengono qui? Sì, sapendo che fate noi, terapia. Operiamo sia qui in questa sede ma anche al di fuori, quindi abbiamo delle convenzioni con l'AS di Taranto, con il San Raffaele per i pazienti affetti da Alzheimer e altro tipo di demenza, con Unione Ciechi, e poi dall'anno scorso è partito un corso triennale di formazione in musicoterapia e abbiamo dei seminari programmate all'interno di questo percorso di formazione, e in realtà il prossimo ci sarà fra qualche giorno ed è di etnomusicologia sul tarantismo. Ma è per chi vuole fare musicoterapia? Questi seminari fanno parte del percorso di studi in musicoterapia, quindi dei nostri cioè per chi vuole essere insegnante di musicoterapia? No, no, non insegnante, ah. Non si diventa insegnanti perché o meglio terapisti la musica, ma sì. Chi vuole diventare musicoterapisti, quindi vuole utilizzare la musica per questi scopi, e sì, quindi per chi vuole formarsi in musicoterapia, ma sono seminari aperti anche all'esterno, quindi a chi volesse approfondire quell'argomento specifico di quel corso. Visto che sei così interessata, ti invito, Daniela, al nostro prossimo seminario, quello di cui ti parlavo sul tarantismo, il prossimo fine settimana. Sei la benvenuta. Ok, adesso tolgo il disturbo. È stato un piacere conoscerti. Anche per me. Se ti fa piacere ti mostro il resto della sede. Sì, sì, volentieri. Prego. Da questa parte c'è la nostra saletta di attesa. C'è una saletta di attesa. Che bel colore, il fucsia. Eh sì, abbiamo preso il fucsia e il verde come colori di questa stanza. Mi piace come l'avete arredata, anche si vede la cura del dettaglio. Sì, sì, grazie. Volete essere accoglienti ovviamente anche nell'aspetto. Certo. Poi? Che bello questo quadro. Sì, indicativo del silenzio da osservare. Qui c'è un corridoio e abbiamo lo studio di psicologia da questa parte. Prego, puoi accomodarti. Che bello, davvero complimenti. Grazie, abbiamo cercato un po' di rispecchiare anche il nostro modo di essere in modo che si trasmettesse alle persone che vengono qui. Ma in effetti già entrare in questa stanza fa sentire a proprio agio. Esprime calore. Grazie Tiziana, grazie l'accoglienza, è stato un piacere. Allora ti aspetto il prossimo sabato. Sì, ore? Ore, noi siamo lì dalla mattina fino alla sera, è un corso di 12 ore, quindi puoi passare quando vuoi, ci trovi lì. D'accordo, grazie, arrivederci. Ciao. E buon lavoro.
ben ritrovata. Ciao. Ho raggiunto Tiziana al corso di tarantismo di cui ci stava raccontando la volta scorsa e quindi andiamo a vedere di che si tratta. Prego, andiamo. Ok Tiziana, raccontami un po' anche tu di che si tratta prima di andare a vedere, a dare un'occhiata. Sì, il seminario è iniziato questa mattina e adesso nel pomeriggio si tiene il momento di improvvisazione musicale. Ci sono dei ballerini di pizzica e dei musicisti che insieme ai nostri corsi si stanno improvvisando una pizzica. Bene, c'è un docente di riferimento, suppongo. C'è la professoressa Giusy Francavilla che è proprio la docente di questo seminario. Quindi fra un po' sentiremo musica? Sentiremo musica, balleremo e suoneremo. Ci picchia. E vediamo anche se la professoressa Giusy Francavilla ci rilascia anche una piccola intervista. Questo corso, oltre a avere un'attenzione dal punto di vista proprio antropologico per il recupero vero delle tradizioni, porta in auge la necessità di fare anche noi musica attraverso il corpo, perché il movimento fa scatenare, fa defluire anche in noi che abbiamo comunque una serie di tensioni che ci portiamo durante tutta la giornata, tutto l'anno, gli accumuli. Attraverso la danza li facciamo defluire. Grazie. Li facciamo defluire. Grazie.